Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 127. L'ira di Menelao, ovvero le ragioni di una guerra. Il tradimento coniugale fa parte di quel vasto bacino di situazioni umane che va a costituire il materiale per storielle, freddure e barzellette più o meno piccanti, più o meno divertenti. Noi cerchiamo così di esorcizzare un evento che solitamente porta con sé dolore e risentimento. Ridiamo a questa o a quest'altra arguzia sulle infedeltà come se la cosa non ci riguardasse, non toccasse proprio noi, ma una indefinita altra persona. Così sorridiamo al pensiero di Menelao che, ai nostri occhi, appare come il classico rancoroso marito tradito, il povero cornuto, il becco. Se poi pensiamo che egli, dopo una pressoché infinita guerra, dopo oltre 10 anni, ha ancora voglia di riportare a casa la sposa fuggitiva, molti di noi esiterebbero ben poco a dargli dello sciocco. La questione, ben lo sappiamo, con il mito e anche con la storia, è un po' più complessa. E le motivazioni che si muovono in Menelao fanno parte di una visione del mondo che noi, uomini e donne del terzo millennio, stentiamo ad accettare. Ma torniamo a Sparta. Era avvenuto il rapimento o fuga, che dir si voglia, in via Iride, la dea dell'arcobaleno, la messaggera delle dee, a Creta per avvisare Menelao di quanto è avvenuto nelle ospitali stanze del suo palazzo. Menelao, incredulo, prende immediatamente la via del ritorno, si precipita a Sparta, abbraccia la disperata figlia Ermione e decide di mettere in atto quanto ha avuto modo di meditare durante il suo, gli pare, interminabile viaggio verso casa. Vuole portare la guerra a Troia. Ma cosa crede di aver ottenuto quello sfrontato di Paride? Pensa forse di passarla liscia? Si reputa al pari di Zeus che rapì Europa in forma di toro? Crede davvero che non ci saranno conseguenze a questa sua folle e ingrata azione? Ma per Zeus, offendere l'ospite che ti accoglie in questo modo? Non si è mai sentito di una tracotante simile azione. Menelao si precipita a Micene, con un diavolo per capello, per conferire con il fratello, Agamennone. Questi cerca di calmarlo e lo invita alla prudenza. Un affronto subito non può venire cancellato né ripagato da un'azione nata dall'ira del momento. Qualsiasi decisione deve ora essere ben considerata. Radunare velocemente il suo esercito e partire così, distinto, per la guerra, significa in questo momento d'ira solo assicurare grandi schiere di esseri umani alla corte di Ade, il dio dei morti. No, partire per Troia non è una decisione che possa essere presa sui due piedi, senza aver ponderato a sufficienza altre opzioni. Agamennone ricorda al fratello il patto di solidarietà che tutti i più grandi signori delle terre greche hanno stretto con lui. Che il mio focoso fratello non si muova da solo verso le mura invalicabili della ricchissima Troia. Gli innumerevoli figli di Priamo e il loro formidabile esercito schiaccerebbero le sue forze come il piede fa con la formica.
L'azione più accorta è quella di riunire tutti coloro che hanno giurato di dare il loro contributo in aiuto allo sposo di Elena. Agamennone suggerisce di contattare perciò tutti gli amici e di radunare le forze. Un gigantesco esercito formato da migliaia e migliaia di soldati, guidati da re ed eroi, porterà alla conquista di Troia e assicurerà a Menelao il favoloso privilegio di riprendersi, spada alla mano, la moglie. Ma la certa vedovanza di tante donne che vedranno partire i mariti per non vederli più tornare porta Agamennone a suggerire al fratello come prima azione l'inviare a Troia una delegazione che chieda, anzi esiga, la restituzione immediata di Elena, con in più un tesoro adeguato destinato ad emendare l'affronto subito. Agamennone suggerisce questo diplomatico tentativo di rappacificazione anche per guadagnare del tempo e riuscire ad organizzare l'immane esercito che dovrà affrontare l'eventuale, quasi certo, conflitto. Una delegazione parte immediatamente da Sparta e in poco tempo raggiunge, accolta degnamente, la corte di Priamo. Nel frattempo, il grande re di Troia non ha ancora visto Elena. Ella è ancora in viaggio per mare. All'arrivo dei diplomatici greci, molti suggeriscono al re di restituire la donna fedifraga al legittimo marito, di non farle nemmeno appoggiare un piede sul molo. Ma Priamo si mostra sordo a questi consigli. Sceglie di ignorare i vaticini terribili che gli impongono di separarsi da quella donna che porterà certamente alla rovina la sua bella città. Allo stesso modo, Priamo decise a suo tempo di non uccidere Paride, il figlio ritrovato, anche sul capo del suo bellissimo figlio c'è un oracolo di morte. Il grande re di Troia, perciò, apostrofa i diplomatici achei esigendo, prima di avviare qualsiasi discussione sulla resa di Elena, che venga restituita al suo abbraccio una sua sorella, ostaggio di guerra, che ora si trova a Salamina. Priamo parla di Esione, la sua cara sorella maggiore. Tantissimi anni prima, quando era solo un giovane principe, questa sua sorella è stata ridotta in schiavitù e portata via da Troia da Telamone, compagno di Eracle nella campagna di guerra contro Laomedonte, il re di Troia a quei tempi. Forse ricordi questa storia dalla scorsa stagione? Sono tre episodi sul nostro beniamino, Eracle. Il loro titolo è Eracle a Troia. Esione, schiava certo, ma sempre principessa, come ultimo atto regale ha in un certo qual modo salvato Priamo e ha permesso che il giovanissimo fratello potesse ascendere al trono della città distrutta per ricostruirla e farla tornare splendente. Priamo, ora anziano, informa i delegati achei che non presterà orecchio a qualsivoglia richiesta se prima non potrà per primo lui riabbracciare Esione, la sua principessa rubata. Dopo che la cara sorella sarà tornata in patria, si potrà cominciare a discutere della questione che tanto prude al signore di Sparta. Priamo si mostra molto sicuro riguardo al suo potere in questo scambio diplomatico. Forse c'è qualcosa che ignoriamo. In effetti, come dicevamo all'inizio, ci può sembrare assurdo il desiderio di portare guerra, una terribile e lunghissima guerra, a causa di un tradimento coniugale. Ci può sembrare incredibile che un evento così quotidiano nella realtà possa avere conseguenze così terribili. Come forse hai già sentito, Troia in Anatolia, sullo stretto di Dardanelli, controlla il commercio e fa pagare pedaggi a chiunque entri o esca dal Mar Nero. Troia, insomma, è una potenza commerciale,
Uno dei motivi per la sua conquista da parte delle truppe greche pare essere stato, e quasi sicuramente è stato, il prendere possesso di una roccaforte commerciale di indubitabile, incommensurabile valore, soprattutto economico. Ma Troia è una città formidabile, pare vivere centinaia e centinaia di anni più avanti nel tempo rispetto alle rissose poleis greche. Ti potrà stupire, forse, sapere come a Troia le donne godessero di grande considerazione e venissero stimate alla stregua dei compagni maschi e più di ogni altra cosa che la loro parola avesse lo stesso peso, anche e soprattutto all'interno dei rapporti commerciali. È stato di recente ritrovato un sigillo di un commerciante, sigillo risalente proprio all'epoca che ci interessa, ovvero intorno al 1200 a.C. Questo sigillo, che veniva apposto per certificare la qualità delle merci di questa famiglia di commercianti, ha un simbolo maschile da un lato e uno femminile dall'altro. Questo sta a significare che sia il marito sia la moglie potevano porre il sigillo di qualità sulle merci l'uno al pari dell'altra. Questa cosa mai sarebbe stata pensata nello stesso periodo in una qualsiasi polis greca. Le donne in Grecia erano all'epoca considerate al pari di doni che venivano consegnati al marito, al capofamiglia, al re. C'è un vincolo quasi di proprietà del maschio rispetto alla donna. Non c'è dubbio che Elena abbia potuto subire il fascino anche della libertà che una principessa di origine divina come era lei sentiva il diritto di poter godere. Elena, la distruttrice di navi, la distruttrice di uomini, come la definisce Eschilo, ha lasciato Sparta con tutti i suoi doni della dote e ha veleggiato verso le alte mura di Troia. Queste mura invalicabili e un esercito preparato a tutto permettono a Priamo di ribattere con alterigia agli inviati dalle terre greche. Davvero i greci potrebbero osare di imbarcarsi in una guerra che, viste le premesse, li vede sconfitti in partenza? E Menelao? Beh, Menelao, infuriato, non vede l'ora di andare a riscattare il proprio onore a Troia. Come avrà intuito, portare via una proprietà in territorio greco è una cosa imperdonabile. Abbiamo dunque sul tavolo diversi elementi. Paride, che comportandosi come un lupo, viola consapevolmente i vincoli dell'ospitalità e del matrimonio, portando via la moglie e il marito. Abbiamo poi Menelao, che non ha alcun diritto dinastico su Sparta, non ha alcun potere su di essa. È, infatti, il figlio minore di Atreo e non ha diritto di assurgere al trono di Micene, diritto di cui invece gode il fratello Agamennone. Menelao è un principe senza terra. Egli può diventare re solamente sposando una principessa ereditaria. Portandogli via la sposa, Paride lo ha anche, per così dire, detronizzato. C'è molto di più per Menelao a Troia che una moglie fuggita. C'è il suo stesso onore di re di Sparta in gioco. Come ti dicevo, ci può sembrare strano al giorno d'oggi che per un tradimento centinaia, migliaia di soldati si muovano, ma storicamente, nell'età del bronzo, l'età che ci interessa in questo racconto, non è così inusuale che per vendette, rappresaglie o per punire azioni ribelli si muovano interi eserciti. Abbiamo perciò ragioni economiche, il controllo di una cittadella fondamentale per il commercio. Abbiamo uno scontro di culture, una più avanzata, troiana, e una più consolidata e tradizionale come quella greca. E infine il motivo dell'onore tradito, che in realtà ci fa sospettare che questioni politiche più cogenti abbiano mosso gli interessi di Menelao. Così come Priamo,
padre sordo alle richieste greche di restituzione di Elena vuole minare il positivo risultato degli incontri, altrettanto Menelao spera che questi abboccamenti si risolveranno in un nulla di fatto. Egli vuole, deve poter dimostrare a tutta la Grecia di essere in grado di andare a riprendersi la moglie. Deve poter dimostrare di essere in grado di poter difendere la legge non scritta dell'ospitalità, che è stata infranta, distrutta e sbeffeggiata da Paride, che ha ingannato e derubato il suo ospite. Deve perciò andare in guerra, anche se il re di Sparta non è poi quel gran guerriero che lui stesso vorrebbe essere. A più riprese viene descritto come un buon oratore, un muscoloso re dall'armatura splendente, ma Ares stesso lo definisce molle guerriero. Menelao sembrerebbe avvicinarsi a una versione muscolosa di Paride, più bravo con le parole che con le armi in battaglia. Vada bene, non stiamo parlando di mezze calzette. Certo, sicuramente ricordi di come Paride abbia superato in moltissime prove atleti più blasonati e possenti di lui nei giochi troiani. Non stiamo parlando di personaggi minori o secondari, stiamo osservando come le caratteristiche morali riecheggino in quelle fisiche. Da un lato abbiamo Agamennone ed Ettore, baluardi delle opposte schiere greche e troiane, e dall'altro abbiamo Paride e Menelao, principi di qualità guerresche inferiori, certo, ma con altre caratteristiche non di secondario peso in un racconto di guerra. In un racconto di guerra, certo, ci baluginano negli occhi le incredibili armature dei grandi eroi che guidano le truppe all'attacco. È infatti facile rimanere abbacinati da Agamennone e Ettore o Achille stesso. Ma questi eroi, insieme con gli altri di caratura, si potrebbe dire a tutta prima inferiore, rendono questo complesso racconto ancor più magnifico. Menelao, dunque, infuriato, o perlomeno così crediamo, riunisce tutti i suoi amici in un consesso. Navi nere solcano il mare per rispettare l'accordo stretto nella sala del trono di Tindaro tanti anni prima. C'è qualcuno però che non si presenta. Odisseo. Che mai sarà successo? Qualcuno dice che sia impazzito, qualcun altro teme che sia uno stratagemma per evitare di rispettare il suo patto. Mentre gli alleati cominciano a discutere in Aulide, Agamennone, Menelao e Palamede si mettono in viaggio per raggiungere la piccola e petrosa Itaca e scoprire cosa stia succedendo al più astuto dei re Achei. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.